Buongiorno, bentrovata, bentrovato. Oggi voglio parlare del significato profondo dei disagi esistenziali, i disagi che comunemente sperimentiamo, quindi i disagi d'ansia, gli attacchi di panico, le ossessioni, i pensieri intrusivi, ripetitivi, la depressione e del ruolo, della funzione che hanno questi disagi quando irrompono nella nostra vita. Comunemente ciò che siamo portati a fare quando arriva un disagio è quello di volerlo mandare via. Allora, magari ricorriamo ad un farmaco per mettere una toppa sul sintomo, per mettere a tacere il sintomo. Oppure aspettiamo un miracolo dall'esterno, che è diverso dal chiedere aiuto ovviamente ad un terapeuta, fare un percorso di consapevolezza. Essere affiancati da un coach che può guidarci. Ma qual è realmente il significato dei disagi psicologici? Un disagio psicologico non è un male da mandare via. Un disagio psicologico arriva come un messaggero. Arriva per spezzare un'identità che ti sei costruita di te ormai obsoleta. Arriva per spezzare un'idea di te stesso che non va più bene, non va più bene per la tua evoluzione. Quindi arriva per spezzare comportamenti, abitudini, modi di pensare che ormai hanno fatto il loro tempo e quindi la tua stessa interiorità e la tua stessa energia che vuole uscire fuori, vuole spazzare queste strutture mentali, vuole spazzare queste abitudini. Vuole spazzare l'idea che ti sei fatto di te stesso, è la tua stessa energia. Allora, quando io comprendo questo, quando comprendo il significato dei disagi, ho già la soluzione del disagio stesso. Faccio un esempio. Le ossessioni, i pensieri ripetitivi, non sono nient'altro che un sintomo. Sono quindi lo specchio di un atteggiamento rigido, troppo razionale che abbiamo nei confronti della vita, nei confronti di noi stessi. Viviamo quindi una vita, un modo di vedere e ci viviamo in maniera troppo ragionata, troppo razionale. Quindi il sintomo, quel continuo rimuginio, non è nient'altro che lo specchio di questo atteggiamento. Allora, arriva perché la nostra stessa energia è la tua energia che ti abita, che vuole uscire fuori. Questa energia coperta, sommersa da questi schemi mentali rigidi, da credenze di sfiducia su di te. E quindi questa energia che vuole fiorire è la tua originalità, che vuole spazzare il vecchio. L'ansia, noi viviamo l'ansia in maniera conflittuale. Ovviamente sono disagi che creano, sono scomodi, indubbiamente sono scomodi, ma se io oppongo resistenza, se dico no a quell'ansia, se la voglio scacciare in tutti i modi, l'ansia crescerà a dismisura e soprattutto non andrà mai via. L'ansia invece è un'energia potentissima, è la nostra voglia di vivere. È la nostra voglia di vivere inespressa. È il nostro talento, è la nostra originalità che vuole fiorire. Ecco che se capisco questo, decodifico il sintomo e non devo fare analisi, andare a vedere perché è nato da bambini o altre storie o perché ci sono stati dei traumi. Non è quella la chiave. Basta decodificare il linguaggio del sintomo. Per esempio, l'attacco di panico è un tentativo di voler tenere sotto controllo le cose, sotto controllo il nostro aspetto vitale, di volerci tenere sotto controllo, la paura di perdere il controllo. E allora mi sta invitando a lasciarmi andare. Mi sta invitando ad abbandonarmi. Mi sta invitando a scoprire quelle parti di me più istintive, a non reprimerle,
Allora io vado incontro al sintomo, introduco nuovi gesti, nuovi modi di vedere me stesso e la vita, e il sintomo diventa la mia guarigione. Chi volesse approfondire questo discorso, quindi in un percorso di consapevolezza, può contattarmi sulla mia pagina o può contattarmi su WhatsApp per sessioni online in tutta Italia. Un abbraccio.